Mazzi sulla carreggiata chiusa, la statale del Brennero, la SS12 è ancora interdetta in entrambe le direzioni tra Borgo a Mozzano e Ponte a Moriano a causa di un movimento franoso. Maxi sequestro di addobbi natalizi non a norma, 214.000 prodotti non sicuri sequestrati dalla Guardia di Finanza in un negozio all'ingrosso di Viareggio. Per il titolare, italiano, è scattato un verbale che prevede una sanzione fino a 35.000 euro. Secondo fine settimana per il Desco, la mostra mercato dedicata all'enogastronomia di qualità richiama in città visitatori e turisti. Domani la giornata conclusiva tra degustazioni e masterclass. Lucchese al Porta Elisa per il derby con la Carrarese, rossoneri di scena tra le mura amiche nella 18ª giornata del campionato di Serie C. Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale, lo avete sentito anche dai nostri titoli di apertura in primo piano, la cronaca con gli aggiornamenti che riguardano la viabilità sulla strada statale 12 del Brennero chiusa a causa di un movimento franoso, a causa anche delle piogge delle scorse giornate. Partiamo da qua con il servizio di Giulio Del Fiorentino. Rimane chiuso in entrambe le direzioni tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano il tratto della strada statale 12 del Brennero, interdetto al traffico già da venerdì sera a causa di una frana. Il movimento interessa l'area di confine fra i comuni di Borgo a Mozzano e Lucca. In particolare un grosso masso ostruisce ancora la carreggiata, mentre i tecnici sono al lavoro per verificare anche lo stato del versante da cui si è staccata la frana. Ieri lo smottamento ha provocato un incidente fra tre auto senza conseguenze per gli occupanti dei veicoli. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri del nucleo radiomobile di Castelnuovo e di Lucca. Prima della riapertura è necessaria una verifica accurata della situazione a monte per poi procedere con eventuale bonifica di altre aree instabili. Sembra che il masso finito sulla carreggiata si sia staccato molto in alto, per cui i tempi potrebbero allungarsi. Sempre venerdì sera sul Brennero, nelle vicinanze del semaforo a Borgo a Mozzano, un albero è caduto ostruendo la strada nel doppio senso di marcia. Sul posto i carabinieri di Corelli e Antelminelli hanno regolato la viabilità. E andiamo a Viareggio per un maxi sequestro di addobbi e decorazioni natalizie non a norma. Ce ne parla Federico Conti. 214.000 prodotti natalizi non sicuri sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un negozio all'ingrosso di Viareggio. Addobbi, palline, stelle, puntali e decorazioni natalizie varie trovate prive dei necessari requisiti di conformità e di sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza. Il tutto in violazione del codice del consumo e delle disposizioni di legge sulla sicurezza e sulle indicazioni in materia di giocattoli. L'attività commerciale, operante nel settore della vendita di prodotti per la casa, è guidata da un viareggino italiano. I prodotti, immediatamente posti sotto sequestro cautelare amministrativo ai fini della confisca, erano stati messi in vendita senza le indicazioni riguardanti la composizione dei materiali utilizzati per la loro realizzazione, dei relativi certificati attestanti i test di sicurezza, nonché delle istruzioni e delle avvertenze per l'uso. Per il titolare è scattato un verbale che prevede sanzioni da un minimo di 2.000 a un massimo di 35.000 euro. È la seconda operazione delle fiamme gialle in queste settimane che precedono il Natale. A fine novembre i finanzieri di Viareggio avevano sequestrato circa 5.000 articoli non a norma, fra luci, giocattoli e materiale elettronico, individuati in un negozio gestito da cinesi. E veniamo agli aggiornamenti per quanto riguarda l'andamento della pandemia. Dopo le giornate festive si registra oggi una nuova impennata dei nuovi casi che tornano a sfiorare quasi le 2.300 unità, precisamente 2.293 i nuovi positivi a livello regionale. Il tasso di positività sale al 29%, cresce anche il numero dei pazienti ricoverati nei posti letto Covid che sono 604, di questi 26, due in più rispetto alla giornata di ieri, sono ricoverati in terapia intensiva. Si registrano due decessi, entrambi deceduti risiedevano in provincia di Lucca, all'età media è di 76,5 anni. 316 invece è il numero dei nuovi positivi nella nostra provincia. E torniamo a Viareggio per il Carnevale 2023, parte la marcia per la 150ª edizione.
Il conto alla rovescia per il Carnevale di Viareggio 2023 può partire. Al via, infatti, da lunedì 12 dicembre la prevendita scontata dei biglietti cumulativi. Prezzi invariati dopo l'aumento dello scorso anno. 40 euro gli adulti, 30 in ridotto. Gratis sotto 1,20 m. Confermati buoni sconto di Esselunga e Pharmacity. Dal 9 gennaio si pagherà a prezzo pieno 5 euro in più. Le aspettative al botteghino sono alte per quella che sarà la 150esima edizione. Lo scorso anno l'incertezza della pandemia aveva frenato la campagna abbonamenti, che nel 2020 aveva toccato la cifra record di 31.700 cumulativi venduti. È un costo contenuto e con gli sconti, perché in Esselunga abbiamo lo sconto di 10 euro, nelle farmacie un ulteriore sconto di 5 euro. Insomma, speriamo davvero che questa edizione di Carnevale sia, diciamo, l'edizione bellissima, gloriosa, celebra 150 anni, ma anche un'edizione che rincuora. L'anno scorso ci svegliammo il giovedì grasso, era scoppiata una guerra, forse che quest'anno il mondo ci regala che o prima o durante finalmente possiamo parlare di pace. L'edizione numero 150, che ha attirato nuovi sponsor come Intesa San Paolo e la partnership di Radio M2O, sarà ricca di eventi collaterali. Le grandi mostre occuperanno tutti gli spazi culturali di Viareggio per festeggiare la storica ricorrenza. Alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, ai Musei al Museo della Marineria, a Villa Argentina, bellissima, i costumi, il ricordo delle feste di una volta, e a Villa Paolina per la prima volta mostreremo una collezione d'arte che la Fondazione conserva nelle sue segrete, che racconta l'arte pittorica in Versilia e a Viareggio nella seconda metà del Novecento. Infine, ma non ultimi, ripartono tutti i rioni, notturni e diurni. Copriranno, con grande sforzo economico, visti i costi organizzativi, tutto il mese di Carnevale. E cambiamo decisamente pagina. Il secondo fine settimana per il DESCO, la mostra mercato dedicata all'eccellenza enogastronomica locale, ma non solo, di scena al Real Collegio. La farina di castagne abbiamo acquistato. Siamo entrati ora. Guarda. Voi siete di Lucca? No, io di Brescia. Ho di tutto e di più ho comprato un testarolo, poi ho preso dei ravioli ripieni e poi dei cioccolatini, ecco. E poi abbiamo allo zaino abbiamo comprato marmellate, adesso anche il formaggio, insomma. Ma non è di Lucca? No, noi siamo tra i nostri amici che sono qua, noi siamo di Milano, quindi siamo proprio, diciamo, forestieri. L'enogastronomia di qualità richiama a Lucca tanti visitatori e turisti da fuori città. È il secondo fine settimana per il DESCO, la mostra mercato, che fino a domani porta al Real Collegio 46 espositori con un'offerta di prodotti di eccellenza, non solo del territorio lucchese, ma anche toscano e di altre regioni italiane. Ho comprato la farina gialla e il formenton macinata, dove non si macina il grano perché sono celiaca e quindi dovevo essere sicura che fosse macinata in un ambiente non contaminato. Abbiamo preso del vino e poi cantuccini. Ho comprato i tortelli di Modena e il prosciutto panzone. Un pesto dalla Sicilia, degli affettati della Garfagnana e un panino che era ottimo. Formaggi, farine, olio e vino, cioccolata, pasta e pane, salumi. Ogni banco è espressione della tradizione e della tipicità dei territori di provenienza. Pane di patate semi-integrale utilizzando anche il Verna. Se no abbiamo il pane di castagne, che è un prodotto della tradizione della Garfagnana. Sostanzialmente si mangiava col biroldo e con gli altri affettati del territorio. Ci puoi spiegare qual è il segreto del veroneccio? Farina di castagne buona e un buon impasto e una buona cottura. Dalla Sicilia a Lucca? Sì, è già il quarto anno che veniamo a Lucca, ci piacciono i toscani e i toscani piacciono i nostri prodotti. Ci spostiamo ad Alto Pascio per quello che riguarda le progettualità della circonvallazione del sottopasso. A questo proposito, i membri del Comitato Ambientale hanno organizzato una conferenza stampa attraverso la quale hanno chiesto a gran voce all'amministrazione D'Ambrosio un consiglio comunale aperto.
fare chiarezza sui progetti riguardanti la circonvallazione per i mezzi pesanti e il sottopasso ad Alto Pascio. È la richiesta avanzata a gran voce dai membri del Comitato Ambientale di Alto Pascio nel corso di una conferenza stampa, durante la quale i residenti della via Francesca Romea sono tornati a chiedere all'amministrazione D'Ambrosio risposte sulle progettualità e sugli interventi a traffico, viabilità e qualità della vita del tratto di strada provinciale. Il gruppo, che sulla questione ha presentato un esposto in procura, chiede adesso alla sindaca della cittadina del Tau un consiglio comunale aperto che faccia luce sui due interventi. Il comitato è fatto da persone che hanno subito fino ad oggi tutto il traffico, per cui chiede chiarezza, chiede sincerità e quale progetto sia portato avanti. O stando ad oggi noi pensiamo che sia quello del 2019, ma poiché è tutto segretato vogliamo chiarezza, apriamo le porte del comune. E sulla questione oggi è intervenuta direttamente anche la sindaca di Alto Pascio, Sara D'Ambrosio, che ha fatto sapere che c'è l'accordo tra Regione Toscana, Provincia di Lucca e Comune di Alto Pascio per proseguire con la progettazione del terzo lotto della circonvallazione di Alto Pascio. Nello specifico, dice la sindaca, il protocollo d'intesa sarà ufficialmente firmato i primi di gennaio 2023. Ma sentiamo direttamente le parole di Sara D'Ambrosio ai nostri microfoni. Raggiunto l'accordo con la Regione Toscana e la Provincia di Lucca per la prosecuzione della progettazione del terzo lotto della circonvallazione di Alto Pascio. Un'opera fondamentale non soltanto per il nostro territorio, per liberarlo dai mezzi pesanti, ma anche per tutta la piana di Lucca. Lo dimostra l'attenzione della Regione Toscana e della Provincia per questa opera importante. Stiamo lavorando con loro da diverso tempo e continua l'impegno per la progettazione del terzo lotto e per poi realizzare quest'opera fondamentale per tutti, che va di pari passo con il raddoppio ferroviario. Sono due opere importanti, questo è l'unico modo per liberare la via Francesca Romea dai mezzi pesanti. Sono due opere che non andranno contemporaneamente avanti, ma entrambe vedranno la luce grazie all'impegno di questi tre enti. E Viareggio celebra la patrona degli aviatori. Da 102 anni la Madonna di Loreto è la patrona degli aviatori. Il rapporto che lega la Beata Vergine Lauretana e il mondo aeronautico risale al 1920, quando venne proclamata patrona da Papa Benedetto XV. Stamane l'associazione Arma Aeronautica ha festeggiato in passeggiata a Viareggio la memoria della Beata Vergine di Loreto. Dopo la messa celebrata nella chiesa di Santa Rita al campo d'aviazione, la celebrazione si è spostata presso il monumento agli aviatori caduti, Piazza Maria Luisa. Alle 11.30 schieramento, alza bandiera, inno di Mameli e saluto da parte del presidente. Infine il canto di saluto delle scolaresche. Questo cippo è stato posto dall'Associazione Arma Aeronautica Sezione di Viareggio ad onore e a ricordo di tutti i caduti di pace della aeronautica militare. Purtroppo abbiamo avuto caduti proditoriamente abbattuti a Sarajevo, abbiamo avuto 3 aeroplani dell'antincendio che sono precipitati facendo questa attività. Ebbene, questo per noi è il ricordo che vogliamo avere dei nostri ex colleghi che abbiamo perso nel loro compito istituzionale. Il Natale a Capanno, ritanti eventi per grandi e piccini. Un avvento ricco di eventi e appuntamenti nella piana di Lucca. L'accensione dell'albero di Natale in piazza Aldo Moro a Capannori ha dato il via al calendario delle feste, che avrà culmine con Natale a Capannori, la manifestazione promossa dal Comune in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale, Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara e varie associazioni. L'iniziativa, in programma il prossimo fine settimana, sabato 17 e domenica 18 dicembre, porterà in via Carlo Piaggia il mercatino di Natale con prodotti artigianali, la fiera di Natale, musica, spettacoli ed esposizioni. Nel corso della 2 giorni non mancheranno momenti di animazione dedicati ai più piccoli, tra cui la casa di Babbo Natale e gli Elfi, dove i bambini potranno consegnare le loro letterine, pompieropoli con giochi e attività e percorsi a tema sui vigili del fuoco e sulla sicurezza domestica e laboratori.
Domani alle 12, dopo due anni di stop, torna il presepe vivente a Granaiola di Bagni di Lucca. Tanti figuranti e mestieri del passato per una sacra rappresentazione che consentirà di fare anche un percorso degustativo nelle vie e nelle aie del paese con i prodotti tipici. L'arrivo della Sacra Famiglia per la Natività è fissato per le ore 17. Per l'occasione sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza nella zona di Ponte a Serraglio. E adesso è il momento della rubrica a cura di Monsignor Giulietti con gli occhi di Paolo. Cari amici e cari amiche, buonasera. È apparso ieri sulle colonne del quotidiano Avvenire un articolo a firma AGESC, Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche, sul tema dell'orientamento. In questo articolo si lancia un grido di allarme. Un ragazzo su 5 sbaglia la scelta della scuola superiore e non arriva a conseguire il diploma. Si perde per strada. Altri poi vanno a scuola scontenti, insoddisfatti, perché la scelta che hanno compiuto non risponde in realtà alle loro inclinazioni. Questo porta in primo piano il tema dell'orientamento. C'è bisogno di aiutare i ragazzi a scegliere bene il percorso scolastico sin dalle scuole superiori, che li porterà poi a vivere con soddisfazione l'itinerario di studio e magari a entrare per la porta giusta nel mondo del lavoro. Per rispondere a questo bisogno, il progetto Policoro di Lucca, insieme con l'Istituto Comprensivo Castelnuovo di Garfagnana, ha realizzato nello scorso mese di novembre un'esperienza dal titolo Zoom, metti a fuoco il tuo talento. Una settimana residenziale offerta ai ragazzi delle seconde medie per riflettere sui propri talenti, per confrontarsi con le proposte di scuola e anche per andare a conoscere delle realtà del mondo del lavoro. Un'esperienza che ha incontrato grande favore non solo dalla scuola guidata dal dirigente Riccardo Rolle, ma anche dai genitori, dagli insegnanti e dai ragazzi stessi. E allora è un'esperienza che vale la pena ripetere, ma soprattutto un'esigenza di cui le famiglie, le scuole, le parrocchie, le associazioni devono farsi interpreti per non lasciare soli i ragazzi in un momento così importante per la loro vita presente e futura. Aiutiamo i ragazzi, diamogli una mano a orientarsi nella complessità della vita. Buona domenica a tutti. Ci fermiamo qua con la prima parte del nostro telegiornale, qualche istante di pausa e poi la nostra pagina sportiva.